Buongiorno a tutti, siamo qua dallo stand di San Marino Shooting Range. Abbiamo completato i 75 piattelli di gara e la classifica prevede Fabio Milighetti, buongiorno, primo con 73 centri, 24, 24, 25. Poi a seguire, a pari merito ma non per la serie, ci sono io con 25, 23, 25. Sì, vabbè, sono dietro, lo so, sono dietro, ok, va bene. Sono dietro. Sei dietro, all'estero sei dietro. Poi, dopodiché, vediamo chi c'è. Roberto, oggi ti ho visto un po' in difficoltà. Sì, ragazzi, mi avete fatto guidare tutto il tragitto, è stata dura, via maggio. Diamo scusa alle curve. Com'è andata? 21, 22, 22, proprio da una media terza categoria. Però, a sua discolpa posso dire che sparava bene, sì, sì, ma gli entrava lo zero. E purtroppo quando ci sono queste giornate... Ci rifaremo. È così. Dai, ora andiamo a crevare il cuore, ti rifai a crevare il cuore. Bravo, ciao. Atleta Barbagli. Sì. Mi dica, lei com'è andata? Mali. 67. 22, 22, 23. Sbagliando nelle ultime due serie, tutte e due le volte l'ultimo piattello. E ne è soddisfatto? Punto. Lo sa che l'ultimo piattello è categorico non sbagliarlo? Io ci ho fatto 3 secondi comunque, giusto per... Io ho sbagliato tutte e due le volte. Ma scusate, ma l'atleta Brachi è in silenzio stampa? Silenzio stampa, ma ero in silenzio stampa. Atleta Rossi, dica qua al nostro pubblico quello che è successo. 25. Mi fa piacere che vengo intervistato quando arrivo ultimo sempre. Va bene, com'è andata? 25 la prima serie, poi 22... Che ci poteva stare, tutto sommato. Poi ho fatto un inizio della terza serie, ho preso un piattello sui primi 7. E poi ho chiuso con 18. Però non è andata male per niente. Atleta Brachi, com'è andata? Allora, come risultato non è un granché, però sono contento di aver sparato. Ho fatto 23, 22, 22. Poi dopo ti favo per i miei amici, Milighetti, Fabio e te. Non è vero assolutamente. Hai detto, vero, prima di entrare in pedana, hai detto ti partisse il destro e lo sbagliassi. Sì, perché ora io non si può parlare beep, non si può parlare di quello che mi avete fatto vedere prima. E allora ho detto in quella maniera, ma dopo ero contento. Era cerchiato un 2,73 nel mezzo e un 67. Vabbè. Non poteva andare peggio, ma poteva andare anche meglio. Ricapitolando, i 6 risultati sono 73 di Fabio Milighetti, 73 il mio, poi c'è Barbagli 67, Barbagli 67 il mio, 67 tuo, 65 Martinelli e 65 Rossi, con un 25 il Rossi e poi c'è un 18, non si capisce qual è il meglio. Non, il Rossi è un po' così, non si sa se va bene. Se il 25 è anomalo o il 18 è quello il suo risultato. Ora se ci sente, purtroppo è il più vecchio di tutti e il Rossi è così. È così. Guardi. Atleta Vallerani, com'è andata? È andata 23 la prima, bene la seconda 24, un po' peggio la terza 21. Comunque 68. 68, sei esattamente in terza posizione in questo momento. Aspetta, scusa però, fa scusa. Sì, aspetta, no, glielo facciamo dopo di là, Perfetto, no, perché lei è atleta Verdun. Non pervenuto. Come non pervenuto? Mi hanno fatto fare una strada veramente tutta a piedi, tutte curve. C'avevo lo stomaco sotto sopra. Vabbè, abbiamo fatto via maggio. Non pervenuto. Ah, è migliorato, sei andato in progressione. Però sono andato in progressione. Quindi, le modifiche al calcio, mannaggia a me che l'ho modificato. Sembra vadano bene. Quindi abbiamo fatto la prima serie. Non pervenuta. 14, lo dico io, 14. Me vergogno. Seconda serie. Non è 21. Terza serie. 19 o 20? 20? Vabbè, 19 credo. Va bene, ok. Sei in ultima posizione, per noi va benissimo. Ragazzi, mi raccomando, condividete, iscrivetevi al canale e tanti mi piace.